Ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi stiamo nel vlog, diciamo il vlog, mettiamola così, dove vi devo raccontare un sacco di cose, come è andato il primo giorno di scuola di Lara e anche chiarire finalmente alcuni punti riguardanti il nostro nuovo componente della famiglia, prima di farvi vedere anche gli acquisti che ho fatto per lui, parlardene meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che questo è un video dove vi farò vedere anche delle cose, però poi nello specifico, adesso vi faccio vedere qualcosina, però poi nello specifico, per quanto riguarda appunto il gattino, ci vediamo domani dove vi faccio vedere tutto, sistemiamo le cose per lui o lei in realtà, perché abbiamo ancora, vabbè, mo vi spiego. Ecco un piccolo topo in giro per la casa. Ma che piccolo topino! Qualsiasi cosa c'è per giocare, lui la tira fuori e ci gioca. Comunque ai cani non gliene frega niente di lui. No, vabbè, sono abituati i gatti. Sì, no, non gliene può fregare di meno proprio. Ma a nessuno gliene può fregare di meno. Diciamo che il bello che ci piacciono così tanto gli animali è che tutti gli animali che stanno qua sono tranquilli. Ecco, e lui fa così. Siamo sempre lì, comunque, sempre le solite. Dicono che Ash sembra grande. Quando ho detto No, quanto giuro, pesa. sembra veramente gigantesco. Quando ho detto quanto pesa, tutti quanti hanno detto: no, Ash non è vero che pesa 4 kg. Sì, invece, perché è una miniaturina. Solo che sembri grande del video. Ma in realtà anche il gatto sembra grande del video. No, per niente. Cioè, nel senso, quando è È entrato, minuscolo. Ash mi è sembrato 16 volte più grande di quello che è. È minuscolo. Diciamo la verità. Caio è troppo buono. Caio è uno spettacolo troppo buono. Ogni tanto se lo guardano e gli scodinzolano e finisce lì. Perché potrebbe fare come fa Sì. Ash è il migliore amico di Reginald. E vorrebbe giocare come fa con Reginald, solo che lo vede piccolo. Quindi con Reginald. Poi Reginald picchia Ash, quindi in realtà lo stesso rapporto che Reginald gli avrebbe fa così. con Però non gli soffia, non fa niente, fa lui. solo No, così. ovvio non gli soffio. No, giocano proprio nel vero senso della parola. Fa... Sto agli agguati. Sì, gli fa. Ah, sì, quando si nasconde gli fa. Ma giocano. Ti non lascio disperato. Caio, ma stai andando in iperventilazione, gioia. È stato a correre, però un po' meno gioia. Un po' meno. Ciao. Vabbè che fa ancora caldo. Fa caldissimo. Ha bevuto un sacco, by the way. Si è persa. Stava prendendo la coda a Caio. Stavo prendendo la coda di gatto. Aveva le unghie sulla coda di Caio. Aspetta che da qua non si vede. Eccolo. Perché è così piccolino che si nasconde tra i fili. Eccolo. Vuole prendere la coda a Caio. Ah, è vero, vedo la manina, la zampina lì. Madonna, Ash, lo so che vuoi giocare. Ma poi arriverà sicuramente il rapporto che c'è con Reginald, tranquillo. Reggie è un giocherellone con Ash. Penso che Reginald sia più giocherellone con Ash che con Caio, per esempio. Con Caio si danno i bacini, letteralmente, si leccano a vicenda sulla testa. Mentre con Ash giocano. Forse perché sono della stessa taglia, non lo so. Tilly, che sta facendo, sai? Vieni, vieni da mamma, vieni. Vieni da mamma tua, vieni. Ok, prima volta che convivono sul letto insieme. Lo squarto di Ash, un po' perplesso. Lui che non capisce perché debba stare appresso a un cane e il cane che non capisce perché deve stare appresso a un gatto. Madonna, che bello averli vicini entrambi. Che rilassamento. Oh, sentono qualcosa. Sento anch'io qualcosa. C'è una presenza. C'è una presenza. C'è una piccola presenza. Era Zoe, ma se n'è andata. Credo. Ma è stata a guardare, raga. Pure io credevo che stesse arrivando Zoe, invece non c'era. Raga, mi devo preoccupare. Ehi là. Cosa stiamo guardando? Adesso è lì? Cosa? Ah no, tu mi stai sentendo parlare e basta. Ora guardano intensamente, addirittura l'uno negli occhi dell'altro. Guarda che amore. E io so già che
Lui starà pensando: Gillian, cavolo, ma che cavolo mi combini? Perché mi hai portato un altro plebeo come a te? Ma che schifezza, Gillian, ti posso dire che veramente potevi evitartela questa, potevi proprio evitartela. Sì, Gillian, parlo proprio con te. Gillian, ti odio immensamente. Io non lo so manco io come ci sono capitato qua dentro, però dai, siete tutti molto simpatici. Certo, se mi lasciate dormire meglio, però vi dirò, non è male, dai, poi è pure confortevole, ma magari ci rimango pure, sai? Dai, ma magari non ti distruggo. Potrebbe pure essere che stanotte te vengo e te mozzico i piedi, però. Ma questo poi che è? Ma cosa sarà? Un coniglio? Che sei? Guarda quei ricchi. Ah, io so chi sei tu. Up, An, Af, come ti chiami? Tu sei pipistrello. Guarda cosa è volato qui. Nel mio bagno. Pipistrello. Comunque non vorrei dire, ma sei un pipistrello pure tu. Non gli piace la mia risata. La smetto. Vi voglio bene entrambi. Adesso giratemi però, ecco, grazie. E buongiorno, mi sto facendo un caffè. Chi era del giorno dopo, check. È stata una nottataccia, ora vi spiego tutto. Ora vi racconto, ma prima fatemi prendere un caffè. Praticamente ieri dovevo finire appunto di raccontarvi tutto quanto, ma non l'ho ancora fatto, lo faccio adesso. Perché in pratica sono successe un po' di cose, nel senso, quando è tornata Lara da scuola volevo raccontarvi, volevo altro, ma a volte è giusto mettere da parte la telecamera, nel senso, ieri Lara non ha avuto una buona giornata, non che fosse stato super super negativo, però sono successe alcune cose che non l'hanno fatta sentire bene e quindi ho deciso di non raccontare, non dire niente, non mettermi lì a chiederle o altro, perché non mi sembrava il caso. Niente di grave, però sono delle cose che cioè mettendomi nei panni di una bambina, ritornando bambini, ecco, potreste capire che magari per lei, per un adulto magari non è nulla, però per una bambina può significare tanto. Quindi insomma, ho lasciato perdere, quindi diciamo che back to school lo tralasciamo un attimo, ma meno male, perché in realtà devo parlarvi un sacco per quanto riguarda il gattino. Allora, ci sono state un sacco di domande e evidentemente il fatto che ho solo scritto le cose per spiegare come stava andando la faccenda e non l'ho detta a voce ha confuso le persone, quindi adesso mettetevi comodi che vi spiego. Oltretutto vi ho chiesto anche su Instagram di farvi delle domande in merito, più o meno erano tutte le stesse, quindi cerco di farvi un discorso completo e prendetevi uno snack, così ti racconto, anche perché fondamentalmente il racconto è molto carino, quindi mettiti comoda che ti racconto. Stavo in chiamata con una mia collaboratrice, con Chiara, la mia collaboratrice. Fatto sta, guardo fuori dalla finestra, le stavo inviando un audio, guardo fuori la finestra e faccio: ma che cavolo? Stoppo l'audio perché avevo visto tipo una figura nera che passava. Oh mio Dio! Vedo sta cosa nera e faccio ad Ale: amò, che cos'è? Ma è un gatto! Lui prende, viene e ci affacciamo così dalla finestra, apriamo e ci ritroviamo una scena meravigliosa. Ci basta fare due passi per ritrovarci tipo uno stormo di gattini. Oh mio Dio, è tornato l'altro! No! È tornato un altro. Non è il nostro, quello è un altro. Premessa, no, la gattina non ha partorito nel nostro giardino, perché molti hanno pensato: oddio, ma appena partorito ti sei presa il gattino. No, i gatti hanno tipo 2 mesi e passa, quindi sono adottabili. E semplicemente noi con questa vicina abbiamo letteralmente, cioè se io salgo sul gradino che ho nel mio giardino e lei sale sul suo gradino del giardino, noi ci guardiamo in faccia senza l'una togliersi dalla proprietà dell'altra. Siamo letteralmente a fianco, è per questo che mi sono ritrovata i gattini, anche perché come al solito ci sono state persone che hanno detto cose un pochino no, semplicemente mi stanno a fianco. Fatto sta, usciamo fuori e troviamo questa scena magnifica, appunto questi gattini, e poi appunto ci accorgiamo della mamma dei gattini che, guardandola un attimo col buio, ho detto:
lei, è un gatto che conosco perfettamente. Ho detto che okay, sì, è lei. Oltretutto mi avevano detto che aveva partorito, però era stato nel periodo dove io non avevo l'ospedale, cioè avevo nonna all'ospedale, Tippete non stava bene, poi è venuto a mancare, raga, troppe cose, non me ne ero nemmeno accorta che avesse fatto i gattini, la mia testa stava da un'altra parte. E poi non l'avevamo proprio incontrata, appunto stavo a casa sua, e, però insomma nel vicinato se ne parlava di appunto una gattina che avesse fatto i cuccioli, ma non ho collegato subito. E infatti, presa così dal momento, invio a Jessica, la mia vicina, la mia amica che mi abita sopra, gli invio la foto con Lara che sta tipo così, che l'avete vista, e scrivendogli: oh Gemma, guarda che carini! E lei mi fa: oddio, ma sono i cuccioli di... guarda che cercano casa. Io: oh sì? Oh, oh. Cercano casa, oh sì, oh. E di grazia, in che senso cercano casa? Nel senso, cos'è che gli serve? E lei fa: sì, sì, guarda che cercano casa. E che cosa? E io dico: ah, vabbè, ma senti, perché io non avevo il numero dell'altra vicina. E faccio: senti, ma gli chiedi informazioni, così. Allora lei è carinissima, prende, gli do il permesso ovviamente, prende la foto di Lara che stava così e gli scrive quel messaggio troppo carino dicendo: ah, forse c'è un nuovo padroncino, se volete ovviamente, per il gattino. E la vicina gli risponde: ma certo! Quindi appena risponde certo, ci diciamo io e Ale, perché in tutto questo, prima di messaggi e bla bla bla, era ora di cena, quindi eravamo riusciti finalmente a far entrare le bambine. Stavamo noi un po' più, io e Ale, appresso ai gattini, perché comunque era sera, non, insomma, non volevamo lasciarli lì, e cioè, ci pareva brutto lasciarli lì. Infatti avevo lasciato la porta aperta della stanza, casomai volevano entrare. Arriva questo messaggio dove c'è scritto: ma certo, potete adottarlo, insomma. E, però che era stato inviato a Jessica dall'altra vicina. E vado da Ale, insomma, ne parliamo un attimo, ci riflettiamo, cioè, normalmente, no? Non è che una cosa si fa così. Ne parliamo, siamo un po' lì, mando un messaggio alla vicina. Infatti io non pensavo che l'avremmo preso il giorno stesso, perché gli mando un messaggio e dico: ehi, ciao, scusami, guarda, sono quella, la mamma della bimba che hai visto nella foto che ti ha mandato Jessica, la mia bimba adora i gatti, siamo già mamma e papà di Reginald, loro lo conoscevano oltretutto, e gli faccio: ma se volete, noi siamo disponibili per l'adozione. Non mi risponde, proprio non legge nemmeno il messaggio. Io un po' dispiaciuta, penso, vabbè, ci avrà da fare, vediamo domani, magari, vediamo così. Però sento un rumore fuori dal mio giardino. Riusciamo fuori con Ale, e nel frattempo le bimbe invece stavano, cioè la Zoe ci segue, ma Lara stava a mangiare in salotto, quindi dall'altra parte di casa, quindi non sentiva nemmeno. Usciamo e ci ritroviamo solo lui, quindi solo il nostro adesso, che stava nelle foglie e stava giocherellando, insomma. Mi alzo tipo un po' così, no, per vedere che se ci fossero altri gattini, e faccio così e mi incrocio con lo sguardo della vicina, la mamma della mamma dei gattini, mamma mia che zanzarona, la mamma appunto della mamma dei gattini. E lei mi fa: buonasera, perché non aveva capito che ero io, e la mamma della bimba che aveva ricevuto la foto, ma non aveva collegato subito, perché comunque non ci incontriamo spesso. E allora gli faccio: ciao, sono io, quella della bimba che ti ha inviato la foto. E lei: ah, siete voi che volete adottare? Sì, prego, prego. Insomma, avete anche sentito un po' la conversazione. Gli ho detto: ovviamente ogni volta che volete venirlo a trovare, venite, anche perché anche loro hanno una bimba, quindi assolutamente, quando vogliono, insomma, ci prendiamo un caffè, vengono, ci giocano, possono starci quanto vogliono, ci mancherebbe. E anche quando ci trasferiremo non c'è problema, possono venire quando vogliono, casa nostra è sempre aperta. E fatto sta, lei: no, non c'è problema, di qua di là. Fatto sta, fa: ma adesso te lo porto il gattino, allora lo vuoi stasera? E io tipo: posso prenderlo subito? Ah sì? Lei mi fa: ora vado a cercartelo e te lo porto. Io gli faccio: guarda che mi sa che sta qui, perché la foto che gli aveva inviato Jessica con Lara c'era proprio lui, era proprio quello nero. E infatti, perché eravamo proprio interessati a lui, perché è stato lui che poi è anche tornato dopo da solo, è stato lui il primo che ho visto, l'ombra nera che avevo visto era proprio lui, cioè è stato proprio lui a venire qua. E
Onestamente proprio, era una cosa che non c'era mai successa. Infatti vi spiego anche questa. Comunque, per concludere, fatto sta, la vicina ci dice ora ve lo vado a cercare e invece le dico aspetta, aspetta, lo vedo con la coda dell'occhio, lo ritrovo, perché era tornato solo lui oltretutto, i fratellini già non c'erano più, non c'era nemmeno la sua mamma, era solo lui e oltretutto si arrampica e cammina benissimo, quindi nemmeno a dire si era incastrato, no, è tornato lui perché voleva tornare lui e questa cosa ci ha inteneriti un sacco e non se ne voleva più andare e niente, quindi alla fine lei mi ha detto no, prendetevelo, tenetevelo e niente, alla fine quindi l'abbiamo preso in braccio e avete visto la clip appunto nel video, l'abbiamo preso in braccio, l'abbiamo portato dentro, ho chiamato Lara nella stanza, gli faccio Lara vieni un attimo, Lara arriva, rimane tipo un po' così perché vede con la coda dell'occhio che Ale aveva il gattino in braccio, io gli faccio è il nostro nuovo gattino e lei impazzisce completamente e si mette anche a piangere, potete vedere tutto quello che vi sto raccontando appunto nel video. Fatto sta, quello che vi stavo dicendo è che a me non è mai successa una cosa del genere, io da chi mi segue da un po' lo sa, io ho sempre detto a me non mi è mai capitata il fatto di, ho sempre visto video di persone che incontrano un gattino, un cagnolino che magari ha bisogno di essere adottato per strada, io ho sempre detto se io mai incontrassi qualcuno lo porterei a casa mia, ma è una cosa che anche scherzando ho sempre detto ne incontrassi 100 li porterei tutti e 100 a casa mia e non riuscirei più a darli via, diventerei una gattara probabilmente o comunque insomma zooparadisi come dicono molti, si allargherebbe ancora di più perché è così, cioè se vedo un qualcuno in difficoltà lo porto dal veterinario e poi me lo coccolo tutto, quindi è una cosa che mi è sempre stata così, no? Sempre stata così, soprattutto perché da piccola mi ricordo, da piccolissima, il primo animale che io abbia mai visto, quindi prima di che mi prendessero la signora Contessa la Perla, prima di quel cagnolino io non avevo mai avuto un animale e trovammo un animale che stava andando per la tangente sulla strada e i miei si fermarono. Stavamo con un gruppo di amici di miei e mi rimase molto impresso il fatto che io continuavo a dire, anche se ero piccola, lo possiamo salvare? Lo portiamo dal veterinario? Lo portiamo? Perché era proprio sul ciglio della strada, stava andando. E gli adulti invece si rifiutarono e dissero no, ormai sta andando, lascialo andare. E infatti ci siamo girati un attimo e era completamente accasciato, era andato. Però mi rimase quella cosa di che io volevo per forza fare qualcosa e non mi fecero fare nulla. E probabilmente adesso da adulta, ripensandoci, effettivamente non c'era niente da fare. Però non lo so, nella mente di una bambina è rimasto anche un po' la rabbia del fatto che quegli adulti non abbiano preso in mano la situazione e portato questo benedetto, che poi era un gattino. Proprio appena nato al veterinario e mi è rimasto qua e da quel momento io mi ero già ripromessa, anche se ero molto piccola, però mi ero promessa che qualsiasi animale trovato in difficoltà per strada l'avrei aiutato appunto. In questo periodo mi è stato offerto più e più volte di prendere un animale, vi dico la verità, c'è stata una tesorina che mi aveva offerto tra virgolette un coniglio perché c'aveva una storia lunga, insomma me lo voleva far adottare a me, c'è stata mia zia che mi aveva proposto un altro coniglio, una mia conoscente che mi aveva proposto un gattino, un'altra ancora un cane, ma non erano stati trovati in strada, semplicemente cercavano padrone, non erano cose trovate sul ciglio della strada, oddio hanno bisogno di aiuto, no, erano semplicemente che stavano con un padrone e dovevano andare a un altro, tutto qui. E però io in tutti quei casi ho rifiutato perché non me la sentivo di anche affezionarmi a un altro animale, onestamente, proprio dopo diciamo Perla, poi Thor, Tippete, no, cioè proprio la mia mente era proprio no. Ma letteralmente con lui c'è piombato in casa. Infatti mi sono particolarmente commossa quando qualcuno di voi mi ha scritto sembra un regalo dato da Tippete, perché effettivamente noi siamo da ormai un paio d'anni, se non erro, qui in questa casa e non c'è mai successo, e oltretutto appunto con Ale abbiamo sempre scherzato su questa cosa dicendo se troveremo un animale in difficoltà lo porteremo a casa e lui è sempre stato d'accordo con me su questa cosa perché siamo così e non ci è mai capitato, mai.
e mi piomba, e mai, cioè mai più, non ho mai visto tipo per la strada se un randaggio, una cosa, non mi è mai capitato, giuro, non mi è mai capitato. E un po' assurda come cosa, però mi è piombato letteralmente in casa il gattino che cercava casa. Non mi è mai successo, mai, nella mia vita mai, manco quando stavo a casa dei miei, lì non passavano proprio gatti, non passavano proprio animali, anche perché vabbè era strutturato in modo diverso anche il palazzo, ma non mi è proprio mai 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 capitato, e quindi, cioè diciamo che, mettiamola così, non è che siamo proprio stati noi a sceglierlo, è stato lui a scegliere noi, e infatti quando è successa tutta questa cosa, quando ci siamo guardati con Ale, è stato anche un po', cioè, della serie, cioè, è tipo un dono, che facciamo, lo rifiutiamo? Cioè, sta lì, addirittura la sera stessa ce l'ha dato, cioè, ma quando mai? Cioè, noi stavamo tipo, what, che? E infatti ancora non realizzo che ho un gattino nero meraviglioso, non lo realizzo ancora, e niente, quindi... Cioè, non era organizzato. Una delle cose più brutte che mi sono state dette è stato che ho finto di non avere il ciclo per far pensare alla gente che io fossi incinta e che quindi il nuovo arrivato fosse, non lo so, fosse tutto organizzato. Allora, una cosa buona di WhatsApp è che ci sono le conversazioni con le date. Quando vi dicevo di non avere il ciclo, era prima e non potevo immaginare che mi piombavano dei gattini nel giardino. Allora, perdonami se ti ho abbandonata così su due piedi, ma praticamente abbiamo trovato dei gattini pazzeschi, meravigliosi, nel nostro giardino. E ora gli stavo dando la pappa. E il video del giardino e tutto il resto non era già stato realizzato, ma manco pensavo, ma chi mo poteva mai dire che, cioè, se qualcuno mi avesse detto ti piombano dei gattini e te ne adotterai uno, avrei detto se sì, vabbè, quando mai, giuro. E non era organizzato altro, e infatti chi ha fatto, una mi ha scritto sei una strega, ma che stai a di sorella, ma che te viene in mente? No, fatto sta, è stata una cosa assolutamente improvvisa e assolutamente non creerei mai hype su una cosa del genere, anche perché io stessa ho detto che non mi sentivo assolutamente incinta, quindi hype di cosa? Vi ho semplicemente raccontato, come faccio sempre, una parte della mia vita, tutto qui, e, però cioè, ci sono persone che pensano sempre male, è assurda questa cosa, però ripeto, per fortuna ci sono le date, e la data anche della conversazione con Jessica, tutto quanto quello che insomma c'è, io che ho mandato il messaggio all'altra vicina, per fortuna riporta la data che è successiva a quando è uscito il video dove ho detto, e anche le stories, che quelle sono real time, le stories dove dicevo, regà, comunque mi manca il ciclo, non mi sento bene. Cioè, il video è uscito dopo, perché tutto quanto è successo dopo, non perché era già stato fatto, allora io ho detto questa cosa così le persone cliccavano sul video. Ma de che? Ma in che senso? Infatti, dopo questa accusa, ho cambiato il titolo, scrivendo proprio un nuovo cucciolo. Proprio l'ho messo proprio grande, carattere cubitale, così col cavolo che si può pensare che faccio ste cose. Anche perché, onestamente, io da mamma di due figli, che comunque sapete il mio amore spassionato per i bambini, voglio adottare, vogliamo il terzo, bla bla bla, ma secondo voi io mi metto a fingere una gravidanza o giocare su ste robe? No, io racconto la mia vita così com'è e basta. Ho voluto raccontarvi questa cosa perché comunque anche fisicamente mi si vede che non sto tanto bene, cioè si vede che sono gonfia, si vede che c'è qualcosa che non va, e allora ve l'ho raccontato, basta. Fine. Vorrei anche dire una cosa a tutte le persone che hanno detto che Tippete è andato in cielo per colpa mia: siete veramente delle brutte persone. Tippete non è andato in cielo per colpa mia, assolutamente. Tippete purtroppo era nato con un problema, e purtroppo quando me l'hanno venduto questa cosa non me l'hanno detta. Lui era destinato a vivere poco tempo, e anzi vi voglio dire anche un'altra cosa: grazie a tutte le cure che gli abbiamo dato, gli abbiamo allungato la vita. Calcolate che Tippete lo abbiamo fatto operare, è stato in clinica, cioè più di questo, perché poi dici, vabbè, magari tu non sai che cure darle, ci sta. Ma caspita, ci sono anche, ovviamente, anche i referti medici. È stato in clinica, è stato ricoverato in clinica. Hanno cercato di recuperarlo in tutti i modi.
non è colpa mia, è colpa della natura, se dobbiamo trovare una colpa, ma non mia. Ed è veramente una cosa orribile questa, che mi venga detto una cosa del genere. Poi, altra cosa, non è che siamo proprio dei mociuoli che ci hanno definito lo zoo. In questo momento noi abbiamo semplicemente, faccio un po' di chiarezza perché a quanto ho capito non si è manco capito tanto che chi abbiamo e chi non abbiamo in casa. Abbiamo un cagnolino piccolo da 4 kg, un cagnolino un po' più grande che è Caio, un gattino di medie dimensioni perché Reginald non crescerà mai tanto perché la sua razza è quella, quindi è comunque abbastanza piccolo, e il nuovo arrivato, basta, quindi due cani, due gatti e le tartarughe che però stanno nella loro cosa, quindi basta, fine, non abbiamo altro. E è ovvio che se avevo ancora un altro cane, un altro gatto, altro, non ne avrei preso un altro ancora. Però in questa situazione ci siamo regolati così e va più che bene, quindi anche lì perché definirci lo zoo paradisi. Comunque, detto questo, aspettate il video di domani perché ho fatto shopping in grande per il ops, coniglio. Mi manca. Ho fatto shopping in grande per il gattino. Oltretutto vi sveleremo il nome, ma intanto, dato che comunque anche lì ci sono delle altre cose da raccontarvi, vi dico che domani intanto vi faccio vedere appunto tutto quello che abbiamo preso. Io ho fatto una postazione nuova e già che c'ero ho preso delle cose nuove anche a Caio e Ash. Quindi ci vediamo nel video di domani dove vi faccio vedere un sacco di cose, dove c'è shopping in grande e niente, poi abbiamo da raccontare e parlare di un sacco di cose, anche perché si sta avvicinando la festa di Zoe e io me lo ricordo ormai quasi in tutti i video perché iniziano ad arrivarmi cose per la festa di Zoe. Sono emozionatissima, non vedo l'ora di rendervi partecipi anche di questo, ma una cosa per volta. Intanto ci vediamo domani con, oltretutto penso di aver preso il tiragraffi più cute della storia, è veramente pazzesco, quindi restate a guardare domani. Vi voglio bene, grazie per il sostegno, grazie per a tutte le persone che hanno dato il benvenuto al nostro nuovo amico. Se volete consigliarci comunque dei nomi, noi l'avremmo già deciso tecnicamente, però se volete consigliarci degli altri nomi, magari ne troviamo uno più bello, lasciatemelo qua sotto nei commenti come chiamereste voi un mini mini gattino tutto nero. E niente, quindi ci vediamo nel video di domani, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale. Grazie di cuore per il sostegno, grazie che state sempre qui con me. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, metti un mi piace e seguimi su Instagram. Perché? Perché ogni giorno vi posto una foto dove bevo del caffè con una tazza natalizia anche ad agosto. Te lo vuoi perdere? Io non me lo perderei. Love you!